Buongiorno ragazzi, sono Mike senza nome, vi do il benvenuto a un altro episodio di Transroad USA. Ecco, quest'oggi abbiamo il nostro primo camioncino che ha bisogno di essere riparato. Allora, cosa succede? Dove sei, camioncino? No, aspetta, ma mi stai dicendo che posso anche trascinare la roba per dirgli dove andare? Ma è proprio una roba per tablet, praticamente. No, sto scherzando, ragazzi. Allora, lo mandiamo da Mighty Truck? No, lo mandiamo Beh, Detroit è vicino, la mandiamo là. Allora, ci mette 9 ore e costa 28.000. Ma mi prende per il culo. No. Ah, ha finito di scaricare. Ok, adesso ha finito di scaricare. Posso andare nel deposito. Posso vedere che la signorina qua. Lasciamo giù il camion. E non si può riparare perché non ho ancora. Non ho 130.000 per poter aumentare la riparazione, per poter riparare il camionazzo. Interessante come cosa. Non sto guadagnando assolutamente niente, quindi è il momento che metto in pausa. Buongiorno ragazzi, bentornati su Transroad. Io sono Mike senza nome, ve l'ho già detto, lo sapete già. Intanto facciamo una cosa di questo genere. Potete vedere che ho preso, siccome io sono di solito casinista, giustamente, intanto sono diventato un owner operator e adesso sono un cargo hauler rank 2, grazie. Ho preso le concessioni per il reefer e per il dump, che non sono altro che un camion a cassone aperto e uno frigorifero. Quindi mi sono comprato anche un cassone frigorifero che si trova esattamente qua. E la signorina adesso da Indianapolis con un camion frigorifero ci farà fare tanti soldi. E quindi andrà a Detroit, forse no, andrà a Memphis a portare... Perché devi portare la roba raffreddata a... Perché devi portare roba raffreddata? Va bene, fa stesso. Accettiamo il contratto. Camion. Questo è il camion, per forza, va bene. Devi portare la roba raffreddata ai mobili. Perché? Va bene, l'altro camion dove si trova? Scusi, bell'uomo. Ah, si trova qua. Quindi troviamo qualcosa da fare a Detroit. A Detroit, a Chicago. Un bel viaggetto anche per te. Eccolo qua, potete vedere che compare il simbolino del camion che ti ritrovi. Ok, ho sbagliato, non mi serve uno di questi camion, mi serve uno di questi camion. No. Reverse changes, sì, grazie. Ho mai preso in giro? Ok, adesso ci siamo. Quindi un trip, grazie, da qua a Indianapolis torniamo a casa con un camion normale. Di conseguenza gli mettiamo questo camioncione qua. Benissimo, fantastico. Sono di fronte a una scelta. 22.000 per riparare il camion, oppure il camion di per sé vale qualcosa come 41.000. Me lo tengo. Ma sì, facciamogli sta riparazione, dai, intanto. Facciamogli sta riparazione, mi costerà un occhio alla testa. Ci mette 2 giorni per riparare, però pazienza. Nel frattempo vedremo di fare big money in altro modo. E pazienza, eccolo qua, il camion sta andando... Per essere riparato io non ho attualmente altri fondi per prendere altri camion. Però intanto siamo ancora sesti con la Selly Logistics. È una bella cosa? No, decisamente. Non va bene essere ultimi. Non va bene essere ultimi. Sarebbe interessante poter prendere un altro di questi rimorchietti. Vediamo un attimo quanto viene un rimorchietto sempre reefer, trailer. Allora, di questi... 51.000, ma tra un po' sarò senza soldi. Quindi alla faccia... Alla faccia. Allora, il camion è a Memphis. Abbiamo bisogno di questo tipo di e non posso portare da nessuna parte. Non posso portare nulla da nessuna parte. Benissimo. Memphis è una città che mi odia per qualche ragione. Cioè, va bene, il Tennessee teniamolo lontano. A Little Rock invece, a Little Rock c'è qualcosa di buono? Sì, possiamo portare a Des Moines. A Des Moines. Des Momo. Ok, portiamo questo qua e quindi accettiamo il contratto a Des Moines, prendiamo il camioncino da qua e via così. Quindi anche tu sei arrivato a Indianapolis, se non sbaglio, vero? Indianapolis, qua cosa abbiamo? Indianapolis normale. Abbiamo o tre viaggi che durano quanto esattamente? Un giorno e 22 ore. Beh, in effetti potrei anche farla, 14.000. La prendiamo. E ci mettiamo il signorino qua. Spero che vada veloce come il vento, perché sennò sono fritto. Intanto il camion deve ancora iniziare la riparazione. Infatti ho ancora soldi per quello. Deve ancora iniziare la riparazione. Stavano dicendo, allora tirate fuori lo schedule. Bisogna che ci sia sempre. Sempre. È in mezzo alle balle, però deve esserci sempre.
Allora, questo signore qua sta andando a Demois, dove cavolo è Demois? È qua su. Da Demois abbiamo qualcosa che posso essere trasportato. Come cazzo parlo? Da Demois a Chicago, ok? Vediamo a Chicago, c'è qualcosa? Mamma mia, ma... abbiamo fatto il super mega giro, guardate. Tutto perfetto fino a Indianapolis. Abbiamo fatto un giro perfetto tutto intorno. E adesso il camioncino per un po' non ci pensiamo più. Non ci pensiamo più. Nel frattempo il camioncione qua, la signorina sta arrivando. Possiamo anche suonare il clacson. Ho scoperto anche questa cosa qua. Possiamo anche suonare il clacson. Eh sì, dovrebbe andare lì la signorina. A me piace un sacco questo modello di camion. Cioè è il modello classico, no? Il Mack, il Peterbilt, il chiamatelo come volete. Modello classico, non quelli nuovi futuristici, ma quelli squadrati di una volta. E ho mandato anche una mail agli sviluppatori e spero che mi rispondano. Una mail agli sviluppatori dicendogli gentilmente che non sarebbe male se implementassero un paio di cose. Ad esempio il fatto di poter controllare gli schedule attraverso un tasto, perché nelle impostazioni non c'è questo tasto, questo benedetto tasto. Quindi busy, vediamo un attimo. Il signore qua ha ancora da fare 3513 miglia prima di essere anche lui messo in manutenzione. Vi faccio vedere altre cose che non abbiamo mai visto. Vediamo un po' quante miglia hanno fatto, quanti viaggi hanno fatto col carico e quanti senza il carico, con il carico in ritardo, quante manutenzioni, quante volte si è rotto. Perché noi, una volta che arriva il periodo della manutenzione, possiamo anche non fare la manutenzione, possiamo andare avanti, però succede che magari il camion si rompe, cioè nel senso, è anche quello un problema. Dopodiché abbiamo dati tecnici, al momento vale 40.796, potrei vendere questo e prendermi un altro camion essenzialmente. Quanto trovo? Trovo un prezzo decente con qualche camion, oppure vediamo nella cittadina di Charlotte cosa vende Bernie. Camion 42.000 con 1.000.000 passa di vabbè, troppo. 78.000, ma anche sempre 1.500.000. Sì, vabbè, dai, 2 milioni di miglia. Ho capito che sono usati, bello, ma cioè, ma che faccia che c'hai, Bernie? Guardate che botta di culo. Quando si dice botta di culo, allora io ho messo da Indianapolis a Charlotte 3 viaggi da fare in 6 giorni e adesso ho trovato da Charlotte a Indianapolis altri 3 viaggi da fare in 8 giorni. Il che è spettacolare, cioè farà avanti e indietro, mi farà guadagnare la bellezza di più di 20.000 euronzi che mi serviranno giustamente per ripagare le tasse, i debiti che mi faccio con la manutenzione. La manutenzione, purtroppo la manutenzione costa veramente un botto, cioè nel senso, veramente un botto. Qui abbiamo a Kansas un mio camioncino che viene riparato. Da quest'altra parte abbiamo il camion frigorifero che si sta facendo un bel viaggio. Con il camion frigorifero abbiamo l'aumento del, non da qua, bello, ma da qua abbiamo l'aumento del 15%. Con il dump abbiamo addirittura il 53%, ma ci servono 3 assi. Quindi potrei anche pensare di vendere uno di quei camion, prendere un 3 assi, e c'è gente nuova che vuole lavorare per me. È credibile. Dunque, adesso arriviamo a Indianapolis. Da Indianapolis dove andiamo? Prendiamo subito, portiamoci avanti da Indianapolis con un viaggio, grazie. Uno. No, non c'è neanche uno. Indianapolis a Chicago, all'aeroporto di Chicago. Vi portiamo vegetable and fruit. Aspetta, perché mi sono dimenticato dell'ultima stangata sui denti che mi deve arrivare, che è quella di Washington DC, che abbiamo tempo fino al 26 del 2 per portare vegetables. Ma da Indianapolis mi dà qualcosa per Washington DC? Vegetables? Assolutamente niente. E allora come cazzerona dovrei fare io? Dovrei andare forse fino a Miami? Non ho la più pallida idea. Intanto il signore qua si fa avanti e indietro in allegria. Adesso subirò delle perdite per niente, perché sono un cretino essenzialmente. Non è per niente. Da Detroit a Detroit, vediamo se abbiamo una nuova linea per Detroit. Dunque Detroit, ancora Detroit, Detroit. Ma che cacchio, quanti Detroit ci sono? Detroit, dammene un altro. E alla fine si tratta di questo, ragazzi. Si tratta di trovare le linee, collegare linee e un altro Detroit. Tra quanto tempo un nuovo contratto? Tra 8 giorni. Ehi la peppa, 27.000. Devo prendere un altro rimorchio reefer oppure direttamente passare a un camion a 3 assi
quando gli altri due, eccoli qua, che sono entrambi in manutenzione, dannazione a loro. Mancano 900 miglia e entrambi stanno da fare la manutenzione. E qua mi sta rompendo le balle. Aspetta, aspetta, c'è qualcosa che non mi quadra di nuovo. Allora, qua mi dice che il contratto corrente dice che in 8 giorni devo consegnare la Charlotte a Indianapolis, che probabilmente era il dato originale. Adesso mi dice 2 giorni, il che probabilmente è il tempo che mi è rimasto. Ma sto stronzo, invece di andare avanti, sta tornando indietro a Charlotte perché è rotto. Non ho capito perché quando è rotto torna indietro nella cittadina di Charlotte. E mi si è rotto pure l'altro camion, giustamente. Giustamente, solo che quell'altro camion in teoria... Aspetta, dove sei l'altro camion? Scusi? L'altro camion? Allora, l'altro camion è giustamente il camion che deve portare in giro. Che deve portare in giro da Indianapolis a Washington, che anche quello c'aveva pochissimo tempo. E non ho idea di dove cazzo stia andando. Quando si rompe va da solo al deposito e si fa riparare da solo. Al posto dove gli piace pare a lui. Bene, sono abbastanza fregato ragazzi, nel senso che probabilmente il conto andrà molto in rosso, perché giustamente i miei carissimi camionisti decidono di fare quel cacchio che vogliono. Quindi io aspettavo che arrivasse uno stronzetto qua in modo da fargli fare il giro insieme alla sua collega, ma lui non vuole venire qua. Di conseguenza dovrò andare avanti da solo e non ci sono più i viaggi da un viaggio e basta, no? Adesso ce ne sono tutti da 6, 7, 8, 9, 10 giri. Ho perso 20.000, ogni tanto spariscono soldi così, non si capisce per quale ragione. Va bene così, va stesso. Non facciamo i pignoli, non diciamo niente. Da, vediamo un po', da Indianapolis a Chicago, ti piace? Da Indianapolis a Chicago hai 6 giorni per fare il giro. A Chicago hai qualcosa per tornare indietro? Possibilmente a Chicago a Indianapolis 2 giri. Stavo dicendo da Chicago a Indianapolis 2 giri. Va bene, vai. Perché se non mi fai guadagnare dei soldi, veramente qua si finisce male. Si finisce veramente male. Almeno che qualcuno mi faccia guadagnare qualcosa, perché veramente non capisco che cacchio gli è preso a tutti. Tutti i camion che si rompono, ecco cos'è. Quando vai a risparmiare, vai a perdere soldi. Sempre così. Soprattutto quando comprate la roba tecnologica. Fateci caso, se comprate la roba tecnologica scadente, dura molto meno di quella che avreste potuto comprare. Va bene. E ovviamente ho fallito il contratto speciale, come si stava dicendo, appunto. Sono molto delusi. Mi hanno ciucciato 23.000 cash e ho fallito 2 contratti. Ovviamente perderò soldi per questo, ovviamente perderò soldi. E sono sotto di solo 9.000 al momento. Appena fallisce anche questo sono altri 10.400 probabilmente. Anzi, forse no, scusa. Sono 10.400 se io annullo il contratto, in teoria. Forse me lo può annullare anche lui direttamente. Tanto i camion non si sa dove cacchio sono finiti, si stanno riparando... E non mettiamo che ci sono anche i costi di riparazione dei camion, ok? Oh, guarda che ha deciso di riprendere a camminare. Il cinesino qua, Jim Zia, ha deciso di camminare, ovviamente. Interest rate are changing. Trend downwards, trend upwards. Cosa vuol dire? Che prima salgono, poi scendono? Va bene, vediamo se riesco a consegnare sta roba entro 7 giorni. Siamo a 5 giorni di ritardo. Magari riesco anche a non morire. Sono a meno 80.000. Grande me. Ma che bella cosa, veramente ragazzi. Meno 80.000 ragazzi. Io direi che concludo così questo fantastico episodio. Il terzo episodio è sempre quello buono. Meno 80.000. E ci sarà un bel po' da recuperare. Quindi sì. Il mio fallimento è vicino? Chi lo sa, chi lo sa. Lo vedremo nella prossima puntata. Mike senza nome, passo e chiudo. Ciao.